Dall'emergenza alla messa in sicurezza, Campli due giorni di studi sul dissesto idrogeologico. Geologi a confronto il 21 settembre nella chiesa di San Pietro a Campovalano, il 22 settembre invece sopralluoghi tecnici alle frane di Castelnuovo di Campli e Ponzano di Civitella. Abbiamo voluto organizzare questo convegno per far vedere un po' ai partecipanti l'organizzazione degli studi che si stanno facendo e a che livello di dettaglio siamo arrivati nell'interpretazione dei fenomeni che si sono occorsi e che sono accaduti in quel periodo. Per quanto riguarda Campli, lo studio è ben avanzato, quindi possiamo dire che su Campli il 90% dello studio è già fatto. Su Ponzano siamo un po' in ritardo perché dobbiamo iniziare una serie di indagini importanti per capire la profondità del movimento. Una volta che anche a Ponzano avremo questi dati, che sono dati importantissimi senza i quali non possiamo interpretare il fenomeno in tutti i particolari, non possiamo dare una soluzione. A Campli però non si riflette solo sul dissesto idrogeologico e sulle brutte frane subite, si festeggia anche con l'arrivo di una bandiera speciale che consacra il comune farnese tra i borghi più belli d'Italia. È un traguardo molto importante per noi perché significa che Campli, entrando in questo club, i borghi più belli d'Italia, entra anche in un giro turistico importante di rilevanza nazionale. Il sindaco, devo dire, ha fatto moltissimo in questo caso lui, quindi siamo veramente onorati e felici, insomma, di questo traguardo. Dopo credo che sia anche meritato, no? Per tutti i monumenti bellissimi che abbiamo, per l'impianto di tipo medievale del nostro comune e quindi dovrebbe essere una ripartenza veramente molto molto importante per noi.